La Valcamonica ha una nuova esperienza, ha quella di essere una grande palestra nella riscoperta di un passato che ingloba tutta l'Europa, che non è soltanto una riserva specifica della località dove si trovano queste incisioni. La Valcamonica è stato un luogo di passaggio, vi sono documentazioni nell'arte rupestre di influenze dall'Egeo, dal Mediterraneo, dall'Europa centrale, dalla Svezia, da altre località. Quindi abbiamo in Valcamonica, attraverso le incisioni rupestri, un emporio di documentazione di prima mano, fatta dai diretti protagonisti, di una storia che non è ancora stata scritta e che va scritta. Oltre a questo aspetto, che ha un potenziale immenso, la Valcamonica può diventare, come mi auguro diventi, un centro mondiale didattico, di insegnamento della metodologia per lo studio dell'arte rupestre, un luogo di incontro dove studiosi di tutto il mondo possano incontrarsi, come già avviene con i simposi della Valcamonica. Siamo al 23esimo e mi auguro che ce ne saranno altri, come luogo di studio dell'umano. L'umano che abbiamo in noi e che molto spesso abbiamo sommerso, ma che riemerge alla coscienza quando scopriamo i sentimenti, le emozioni, le credenze, il comportamento di uomini che non avevano tutti i blocchi mentali che abbiamo noi oggi. E questo è un patrimonio inestimabile con il quale la Valcamonica può dare un grandioso contributo alla cultura mondiale. La cultura mondiale, parlo della cultura occidentale soprattutto, oggi è in gravissima decadenza. È in decadenza perché ci sono ragioni diverse. È in decadenza perché non ha più quella spinta, quel incoraggiamento e quel finanziamento che gli enti pubblici e privati davano all'epoca di Lorenzo de' Medici. La Valcamonica non ha questo incoraggiamento oggi e questo è un gravissimo danno per la cultura europea e per la cultura italiana. Però può farcela comunque. Si può sviluppare il centro che già esiste, che già opera come promotore di cultura, come innovatore di ricerca scientifica, come un messaggero dell'anima dell'uomo che cerca di capire. La curiosità che ha dato forza a tutti questi anni di sacrifici e di vita dura per portare avanti la ricerca in Valcamonica, penso che alla fine daranno i loro risultati. Non saranno stati invani e mi auguro che la Valcamonica abbia un futuro di cultura, di coscienza, di valorizzazione di questo patrimonio nella maniera più intelligente e culturale possibile.